Benvenuti a TGSA di giovedì 12 luglio. Camorra, la polizia arresta due sarnesi che cercavano di estorcere denaro a imprenditori. Personale della squadra mobile della Questura di Salerno e del commissariato di Sarno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno ed hanno arrestato EV 50enne e GBA 36enne, entrambi sarnesi, con precedenti specifici legati alle consorterie criminali operanti nella zona. I due sono ritenuti responsabili di diversi tentativi di estorsione, aggravati dalle modalità mafiose, nei confronti di imprenditori edili che hanno cantieri aperti nella zona di Lavorate di Sarno. Allevamento illegale di cardellini e quaglie, arrestato uomo di San Valentino Torio. A San Valentino Torio i carabinieri traevano in arresto in flagranza di reato CV classe 1962, nato a Sarno ma residente a San Valentino Torio, perché resosi responsabile di violazioni di sigilli apposti su locali autorizzati per conduzione di un'attività illecita, il rinvenimento di 25 cardellini e due quaglie poste all'interno dei locali, i volatili affidati al personale del WWF di Salerno per la loro successiva liberazione in area protetta. L'uomo è stato arrestato. Salerno, sequestrati 350 CD e DVD contraffatti, denunciato senegalese 61enne. Nel pomeriggio di ieri il poliziotto di quartiere operante nella zona Carmine a Salerno, dopo un breve inseguimento, ha raggiunto e bloccato un uomo, identificandolo per DM, senegalese di anni 61, già noto alle forze dell'ordine per precedenti anche specifici, ed hanno recuperato la borsa precedentemente abbandonata contenente circa 350 supporti ottici, CD e DVD, privi del marchio SIAE e contenenti programmi e giochi per PC e PlayStation, nonché film e compilation musicali. Lo straniero è stato pertanto denunciato per il reato di violazione della legge che tutela il diritto d'autore. PD Pontecagnano, sabato la presentazione del nuovo candidato a sindaco. Sabato alle ore 10:30 presso l'ex ristorante Il Tritone, via Marionio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato a sindaco del PD per le prossime consultazioni amministrative di Pontecagnano Faiano in programma a maggio nel 2013. All'evento interverranno Roberto Brusa, segretario cittadino del Partito Democratico, Nicola Landolfi, segretario provinciale del Partito Democratico e chiuderà i lavori l'aspirante primo cittadino del PD. Inchiesta Due Torri, i giovani democratici chiedono al PD e all'ex assessore Alfieri di chiarire. Nella giornata di ieri la direzione provinciale dei giovani democratici di Salerno ha approvato all'unanimità un documento che tratta la questione della legalità nella nostra provincia alla luce degli ultimi fatti di cronaca giudiziaria. In detto documento si sottolinea come la chiamata in causa nell'ambito dell'inchiesta Due Torri sugli appalti truccati di un esponente del PD, l'ex assessore ai lavori pubblici della Giunta Villani, Franco Alfieri, sia un fatto grave e preoccupante. Agropoli, successo per la notte blu, da stasera la festa del pesce azzurro e venerdì 13 luglio il carnevale estivo. Grande successo per la notte blu andata in scena mercoledì sera ad Agropoli. Migliaia di persone hanno affollato le principali vie cittadine per l'evento che celebrava il conferimento della bandiera blu 2012 alle spiagge agropolesi. La festa è proseguita per tutta la serata e si è conclusa al porto turistico con la notte dei DJ, con musica e divertimento. Intanto da stasera e fino al 14 luglio al porto turistico la festa del pesce azzurro. Domani sera, venerdì 13 luglio, la terza edizione del carnevale estivo, con partenza della sfilata dei carri allegorici dal lungomare San Marco ed arrivo in piazza Vittorio Veneto. Castellabate, porto, corso Vittorio Emanuele e lungomare Bracale, lavori ultimati. Sabato alle ore 20, a seguito dei lavori di adeguamento e ammodernamento effettuati, si terrà l'inaugurazione del porto e di Corso Vittorio Emanuele. Domenica, allo stesso orario, è prevista invece l'inaugurazione del lungomare Bracale. Al porto di San Marco i lavori hanno riguardato l'adeguamento del fondale dello specchio acqueo protetto. Di Martino K.O., l'allenatore marito, è stata una mazzata. Dispiace molto, anche perché c'è stata non poca superficialità nell'affrontare questo infortunio. È duro il commento di Massimiliano Di Matteo, marito allenatore di Antonietta Di Martino, la saltatrice in alto azzurra costretta a dare forfè alle Olimpiadi di Londra. Era stata diagnosticata da Antonietta una semplice lesione muscolare al flessore della gamba sinistra, dice Di Matteo a Sky Sport 24. Purtroppo, però, non era stato diagnosticato il problema principale e così si è arrivati a una grande e problematica infiammazione. La Proloco Scafati e coach Monteleone si separano. La Proloco Scafati comunica di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con l'allenatore della prima squadra Francesco Monteleone. Il presidente Marino Lepore e tutta la dirigenza ringraziano il tecnico boschese per il gran lavoro svolto negli ultimi 4 anni, nei quali sono stati raggiunti risultati eccellenti sia in Serie D che in Serie C regionale. Ramin Bahrami sotto le stelle di Ravello.
uno dei maggiori interpreti di Bach, approderà a Ravello per dare vita a un altro weekend da incorniciare. Si comincia venerdì alle ore 19:45 al Belvedere di Villa Rufolo con il pianista iraniano Ramin Bahrami. Per approfondimenti e altre notizie consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.